Oggi voglio parlarti di tasse perché è importante parlare di guadagni, tutti parlano di guadagni, ma nessuno ti parla dei costi correlati e i primi costi che hai se apri un'attività sono le tasse, quindi io voglio che tu sappia tutto per decidere e fare le tue valutazioni in merito al tuo business. Inoltre, se sai quanto devi pagare, ti verrà molto più facile la pianificazione finanziaria del tuo business. Tantissime cose da poter dire di questo argomento. Se vuoi che vado nello specifico su alcune tipologie di trattamento fiscale, scrivimi in basso tasse oppure cosa vuoi che vada a parlare nello specifico. Ovviamente io non sono un commercialista, quindi il mio consiglio è di trovare un commercialista super bravo in modo che possa dirti realmente per il tuo caso specifico qual è la scelta fiscale migliore per poter risparmiare. Due cose però te le voglio dire. Prima valutazione da fare quando apri un'attività, e poi ti spiego perché, è capire se puoi essere inquadrato come libero professionista o come ditta individuale e qual è quello che conviene più a te. Come fai ad essere inquadrato tra i due? Non è che proprio scegli a caso. Fondamentalmente per ogni tipologia di attività vi è un codice Ateco. È il codice che rappresenta l'attività fondamentalmente. Quindi se per esempio come me vendi videocorsi, quindi vai nella disciplina dell'e-commerce, vengo inquadrato come società. Ovviamente ci sono 10.000 opzioni in questo caso. Quello che ti consiglio io per iniziare è la ditta individuale. Ovviamente da una certa percentuale in poi non conviene più la ditta individuale, ma non vado ad addentrarmi in tutti i regimi, però per iniziare, quando ancora non sai effettivamente quanto riuscirai a guadagnare, tanto potrai cambiare nel corso del tempo, sarà il commercialista ad aiutarti in questo. Al momento, se non sai e decidi di creare dei videocorsi, allora rientrerai nel codice Ateco, per cui puoi aprire la ditta individuale. Mentre se fai per esempio delle consulenze, sei un libero professionista. Quindi prima cosa da capire in base a quello che vuoi fare, se sei un libero professionista oppure puoi rientrare nella ditta individuale. Cosa importantissima: se sei un lavoratore dipendente e decidi di aprirti la partita IVA, di metterti in proprio e aprire la partita IVA, non paghi l'INPS, ok? Questo se sei un dipendente a tempo pieno, ok? Quindi questo è molto importante, perché non paghi l'INPS. Mentre se non hai lavoro o decidi di aprire l'attività licenziarti dal tuo lavoro immediatamente, allora pagherai l'INPS. Si paga in modo diverso per quanto riguarda i liberi professionisti e per quanto riguarda la ditta individuale. E innanzitutto ci sono dei casi specifici per cui puoi rientrare nel regime forfettario invece che nel regime ordinario, per cui pagherai un INPS per quanto riguarda la ditta individuale inferiore al 35%. Quindi mi sembra che a livello annuale è circa 3.600 euro che paga chi ha la ditta individuale, ma pagando il 35% in meno se rientri nel regime agevolato. Ci sono delle condizioni per entrare in questo regime, bisogna guardare i requisiti del 2019, ma nel caso chiedimelo, faccio un video specifico. Poi ripeto, nel caso senti un commercialista esperto se vuoi, nel momento in cui vuoi iniziare, per avere tutti i dettagli per la tua attività. Quindi scegliere un commercialista specifico per anche l'attività che vuoi aprire. Quindi paghi il 35% meno dei 3.600 e vai a pagare circa 2.400 euro l'anno. Mentre per quanto riguarda il libero professionista, paghi tutto in percentuale per quanto riguarda l'INPS, quindi se guadagni zero non paghi nulla, paghi in percentuale l'INPS in base a quello che guadagni. Ovviamente se sei un dipendente, come ho detto prima, a tempo pieno, l'INPS non lo paghi in nessuno dei due casi, ok? Quindi questo è molto positivo. Altra cosa, se rientri nel regime agevolato,
pagherai le tasse per il 5% invece che per il 15% sui tuoi ricavi. Poi anche qui dovrei andare nei dettagli, perché a ogni attività viene calcolato un indice di redditività, ma oggi non voglio complicarti la vita. Volevo solo spiegarti che se sei un dipendente a tempo pieno, l'INPS non lo paghi, ok? E l'unica cosa che devi pensare sono le tasse con regime agevolato, che paghi al 5% per i primi 5 anni e poi il 15%. Ovviamente per rientrare nel regime agevolato ci sono dei requisiti che bisogna mantenere nel tempo, però questa diciamo che è la prima panoramica che volevo farti. Se sei interessato a altri video, vuoi che vado più nello specifico per capire come pianificare la tua attività, fammelo sapere, scrivimelo nei commenti, oppure se hai già tutto deciso e stai per aprire la tua attività, il mio consiglio è quello di trovare un commercialista super preparato nel tuo campo. Questo è fondamentale. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, lascia un like prima di andare via, scrivimi un commento con tasse se vuoi altri video più specifici su quanto pagare per un particolare regime, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanella per non perderti i prossimi video. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!